Vedi anche tu quello che vedo io. È un lavoro perfetto per lo stallone turco. È fuori discussione, non lo faccio neanche se mi paghi. Buonasera, scusi il disturbo. Temo di essermi perso. Io non sono una guida turistica. Sparisca. Mi può aiutare solo un secondo ad orientarmi sulla cartina? Gliene sarei riconoscente. Cos'è, un tentativo di seduzione? Sarebbe così grave. Io peso esattamente 132 kg. Se salgo più di 5 scalini mi viene l'affanno. Compro i vestiti in un negozio per ciccioni, sono a rischio di infarto. E se viene alle donne? Rischia di finire schiacciato senza neanche rendersene conto. Quindi, o si sta divertendo a prendermi in giro, oppure è un pervertito. Ha 10 secondi esatti per togliersi dai piedi. La ringrazio lo stesso. Comunque, le colpettine turche non si preparano con l'agnello. Arrivederci, buon lavoro. Aspetti un attimo. Ah, che c'è? Come mai è pratico della cucina turca? Perché sono turco. Ma non mi dica. Aspetti. Il suo profumo è così... così aspro, così vile. Prova. Prova. Incredibile. Subito un po' da lei, eh? Ho un incarico molto delicato per Otto e Dieter. Devono sorvegliare la mia ex collega, Franziska Müller, un agente dell'anticrimine. Salite in macchina! Sì. Ciao. Ti sei divertito? Oh, come una Pasqua! Costa salite! Oh, oh. Che fa? Chiama a casa mia. Mi portate via lo stato di tutto. Mio stalloncino! Ma porca! Mi ha portato le polpettine turche! Tienila occupata, io me la squaglio! No! No, ridammele! Sei matto, non mi dormi morto! Sono venute leggere e morte! Ma non è turco, ne aspettava con ansia! Strozzerei! Scusi, la prossima consegna la faccio io! No, aspetti, mi abbandoni! Torni dietro! Vado un po' di fretta! Non puoi sfuggire al tuo destino! Le ho cucinate con tanto amore! Aiuto!